qua con un video. Questo è il continuo del video dove vi facevo vedere come realizzare l'impasto per creare la pasta pugliese fatta in casa. In prima pressione, qui sotto l'info box, vi metto il link a quel video dove vi faccio vedere come creare l'impasto, mentre oggi andremo a vedere come realizzare in particolare le orecchiette e i minchiareddi pugliesi. Ci tengo a precisare che non siamo esperti perché comunque ci hanno insegnato mia nonna e mia zia che sono pugliesi, però noi cerchiamo di fare del nostro meglio, quindi sicuramente non sarà perfetta questa pasta che andremo a creare, ma è comunque buonissima. E comunque il tipo di pasta, la grandezza e la forma varia da zona a zona, anche in Puglia. Infatti, se non ricordo male, proprio a Lecce le fanno molto molto piccole le orecchiette, mentre nella zona dove stava mia nonna le facevano leggermente più grandi. Il momento della pasta in casa è un momento per riunire tutta la famiglia intorno al tavolo e ognuno fa qualcosa. Solitamente io e mia madre facciamo le orecchiette mentre mio padre fa i minchiareddi, quindi adesso vi faccio vedere un po' come facciamo noi, in modo molto molto casereccio. Cominciamo con le orecchiette e partiamo dal panetto che vi ho fatto vedere nel video precedente, quindi tagliamo tanto a pezzi e facciamo delle strisce di salamini molto lunghi, dei salsicciotti di pasta. Tagliamo quindi a pezzetti i nostri salsicciotti, se facciamo questi pezzetti più piccoli verranno delle orecchiette più piccole, mentre se facciamo più grandi verranno delle orecchiette più grandi. Per lavorare vi servirà un tagliere un po' ruvido, perché comunque un tavolo troppo liscio dove si scivola non è adatto e non servirà assolutamente la farina. Quindi con un coltello dentellato andiamo a prendere un pezzettino di pasta e facciamo questo movimento come state vedendo. Dobbiamo prendere la pasta da un lembo e schiacciarla verso un lato, lasciando comunque un bordino che rimarrà attaccato al coltello, quindi rigirandolo si inserisce il dito, il pollice, e si gira e così si crea l'orecchietta. Spiegarlo è un po' difficile, però forse vedendolo vi risulta meglio. Quindi si prende un pezzettino di pasta, si struscia, diciamo, il coltello sopra questo pezzettino di pasta, in questo modo si attaccherà al coltello e si rigira con il pollice e così abbiamo l'orecchietta. Ovviamente all'inizio vi verranno male, verranno brutte, tutte diverse, ma con il tempo migliorerete. Una particolarità delle orecchiette sono queste venuzze che si creano appunto nella parte sopra e sono una cosa che a noi non ci venivano mai perché comunque all'inizio non vengono se non ne avete molta mano. Infatti all'inizio i nostri venivano sempre molto lisce, ma con il tempo sono venute appunto con queste rughette come dovrebbero essere. Può capitare che la parte del bordo non venga attaccata ma si apre, ma non c'è nessunissimo problema, potete lasciarla sia aperta che magari chiuderla con le mani. Quando realizzate le orecchiette dovete andarle a mettere su un vassoio, tutte quante aperte. Il vassoio deve essere possibilmente in cartone, in questo modo si seccheranno meglio. Non vanno bene i vassoi lucidi perché non permettono all'orecchietta di seccarsi. Sarebbe meglio da evitare anche i piatti di coccio e il tessuto. Mentre potete utilizzare, come dicevo appunto, i vassoi che siano in cartone ruvido, oppure andare a prendere dei vassoi e andarli a ricoprire con la carta del pane, quella di cartone marrone. In questo modo le orecchiette si seccheranno e non si appiccicheranno al supporto. Non va bene neanche la carta Scottex. Se avete a disposizione delle spianatoie di legno potete anche metterli sopra lì. E quindi piano piano, una per una, si procede in questo modo. Un'altra cosa che succedeva a noi all'inizio era che con le unghie lunghe si bucava la pasta, quindi le nostre orecchiette venivano sempre bucate sopra e mia zia diceva che comunque andava lo stesso bene, infatti molte le lasciavamo così, si riconoscevano quelle che facevamo noi perché con le unghie le bucavamo, mentre quelle che faceva lei che erano perfette. Ma piano piano con il tempo abbiamo capito come fare e appunto anche se abbiamo le unghie lunghe non si bucano più. Per quanto riguarda invece i minchiaretti, vi faccio vedere come li realizza mio padre. Per realizzare questo tipo di pasta vi servirà un ferro che deve essere non completamente tondo, ma sarebbe meglio se è sfaccettato, per esempio magari quadrato. Cercando su internet ho trovato un ferro che viene chiamato ferro per fusilli e potrebbe andare bene anche per fare i minchiareddi. E sinceramente non so dove lo potete trovare, sicuramente in Puglia sarà molto più semplice e diffuso piuttosto che magari in altre regioni. Nel nostro caso andiamo a utilizzare un elettrodo che è un attrezzo per saldature che appunto utilizza mio padre. Ovviamente questo è nuovo, pulito e mai utilizzato per il lavoro di mio padre. Questo che abbiamo noi è completamente rotondo, quindi diciamo che non andrebbe troppo bene, però abbiamo notato che comunque funziona perché l'importante è che l'impasto non si attacchi a questo ferro, ma deve scivolare via. Adesso vi faccio vedere come. Quindi per i minchiaretti, oltre al ferro, dovrete prendere sempre l'impasto e mio padre lo allunga tutto quanto e lo fa molto più fino.
Anche in questo caso sia io che lui abbiamo un metodo di farli diversi e anche in questo caso viene una pasta simile ma comunque diversa, vi farò vedere successivamente. Fatto il nostro salamino un po' più fino, lui stacca la pasta a pezzi e poggiando sopra il ferro lo fa roteare, in questo modo la pasta andrà ad attorcigliarsi intorno al ferro e poi si sfilerà creando così il minchiareddo. Quindi si mette il piccolo pezzo di pasta allungato sotto il ferro e si fa roteare con il palmo e poi si sfila. Lui li fa roteare poco, quindi non li fa troppo fini e non li fa neanche attaccare su di loro, chiudere, ma infatti i suoi sono più doppi e aperti. Vi faccio adesso invece vedere come li faccio io. Scusate per la ripresa, ma stavo facendo tanto da sola con una mano. Io li faccio roteare molto di più, quindi si allungano di più, vengono più fini e si chiudono completamente intorno al ferro. Dovete stare però attenti che comunque si sfilino bene. Anche i minchiaretti li andiamo a mettere sul vassoio come per le orecchiette e li dobbiamo lasciare seccare. Dovrete lasciarli seccare tutta la notte o comunque molte ore perché vedete proprio che cambieranno colore. In questo modo vorrà dire che si sono seccate. Anche al tatto le sentirete che sono asciutte. Quindi una volta che si sono seccati tanti su un lato, dovete girarli tutte, sia le orecchiette una ad una che i minchiareddi. Sentirete proprio al tatto che comunque la parte sotto è ancora umida. E una volta completamente secche potete riunirle tutte quante insieme, perché ormai non si attaccheranno più, e potete mangiarle subito, oppure conservarle dal prima, sempre solo in uno straccetto, in questo modo si seccheranno sempre meglio, e trascorsi 2 giorni anche all'interno di un sacchetto di plastica. Possono essere messe anche in frigo trascorsi almeno 2-3 giorni. A me piacciono tantissimo mangiate dopo almeno un paio di giorni, che saranno proprio dure come devono essere. Sono buonissime anche fatte subito, ma io le preferisco un po' più, diciamo, secche. Per la cottura dovete farla in acqua bollente con sale per circa 10 minuti. La particolarità di questa pasta è che rimane comunque un po' dura anche se è cotta. Ma nonostante io non amo per niente la pasta al dente, questa mi piace tantissimo, anche un po' più duretta. E questo è tutto per quanto riguarda questo video, spero di essermi ricordata tutto quello che vi dovevo dire, altrimenti ve lo scrivo in sovraimpressione nel video. Per qualsiasi domanda o consiglio potete sempre scrivermi sotto, vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!